Salve, bentrovati a questa edizione del nostro telegiornale. 9 persone finiscono in manette nell'ambito di un'operazione denominata Voragine, portata a termine dai carabinieri intorno ad un gruppo specializzato in furti di bancomat. 5 mesi di indagini e di intercettazioni per chiudere il cerchio su un'organizzazione che si era specializzata nei furti di bancomat. I carabinieri hanno portato a termine all'alba l'operazione denominata Voragine, che ha portato all'arresto di 9 persone ritenute responsabili di associazione per delinquere, ricettazione e furto aggravato ai danni di istituti di credito e uffici postali tra maggio e novembre 2016 in vari comuni della provincia. Le indagini, coordinate dal procuratore aggiunto Fabio Scavone e dal sostituto Vincenzo Nitti, sono state finalizzate con l'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale Andrea Migneco. I carabinieri della compagnia di Augusta hanno disarticolato un sodalizio che aveva messo a segno colpi e danni di banche e uffici postali a Francofonte, Villasmundo e Vizzini. La banda aveva un modus operandi ormai consolidato. Dopo un sopralluogo che serviva a malviventi per calcolare le distanze fra l'obiettivo da colpire e le caserme dei carabinieri, il gruppo passava a impossessarsi di un escavatore e soltanto dopo passavano all'azione. Fra le 3 e 3.30 infatti, con cingolati, arpionavano e sradicavano le casseforti e i bancomat. Almeno 200.000 euro il bottino incassato in diversi casi e oggetto di attenzione e approfondimento della procura. Gli episodi contestati riguardano il furto al Credito Siciliano di Francofonte, 14 maggio 2016, quello ai danni della Banca Agricola Popolare di Ragusa di Vizzini, 8 ottobre, del furto dei bancomat all'Unicredit e alla banca sempre di Ragusa il 20 ottobre del 2016. La svolta alle indagini però avviene la notte del 13 novembre, quando la banda si è concentrata per il colpo ai danni dell'ufficio postale di Villasmundo, sventato dai carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale e da quelli della compagnia di Augusta. In quella circostanza sono state arrestate 3 persone coinvolte in questa nuova operazione denominata appunto Voragine. I particolari dell'operazione li ascoltiamo dal procuratore Scavone e dal comandante dei carabinieri Grasso. Con una preparazione tecnica e strategica particolare e attenta. Sì, si è trattato di una banda ben organizzata, ben strutturata, che colpiva gli obiettivi individuati in modo molto preciso e meticoloso. Era importante da parte nostra dare una risposta in termini operativi rapidi, perché gli episodi che si sono verificati nel territorio hanno creato un certo allarme sociale, sia per la gravità in sé del reato consumato, sia per le modalità particolarmente eclatanti. Quindi l'attività del nucleo operativo della Compagnia di Augusta e brillantemente condotta e guidata dall'autorità giudiziaria è stata fondamentale per dare questo tipo di risposta efficace e positiva sul territorio. L'utilizzo dell'intercettazione è stato fondamentale. Naturalmente poi all'intercettazione è conseguito poi un'attività di monitoraggio, sono state seguite, questo gruppo, questa struttura è stato seguito per un certo periodo di settimane e alla fine si è arrivati a poter quasi in diretta, se non addirittura in diretta con il caso della tentata rapina di Villasmundo, essere presenti e capire le loro dinamiche. Quello che si è potuto cogliere in questi mesi di osservazione è che erano persone dotate di un grado, mi si perdona il termine, di professionalità molto elevato, nel senso che riuscivano nel giro di pochi minuti, evidentemente frutto di uno studio attento dell'obiettivo, ad arrivare sul posto, estrarre una cassaforte dal peso di diversi quintali, caricarla su un camion e portarla via, cinturando la zona e controllando le vie di fuga in maniera accurata. Quindi certamente non improvvisavano nulla. Era studiato, ogni colpo era attentamente studiato. Turismo in città. Il 2017, secondo l'associazione Noi Albergatori, sarebbe stato splendido, con quote e con presenze che arriverebbero a sfiorare le 800.000 unità. Ci sarebbe stato un importante incremento delle presenze turistiche in città nel corso del 2017, numeri che secondo le associazioni sfiorano 800.000 e che potrebbero aumentare, se fosse possibile inserire nel calcolo, anche gli esercizi d'accoglienza abusivi. Ma il turismo è anche programmazione, come sintetizza il presidente dell'associazione Noi Albergatori, Giuseppe Rosano. Sì, io per adesso volevo soltanto esprimere la mia soddisfazione innanzitutto per i risultati raggiunti nel 2017. È stato veramente un anno record e di questo penso che in questo momento dovremmo gioire. Di questi risultati che stanno consolidando una Siracusa sempre più turistica. Fra poco vi illustrerò i dati, sia quelli degli arrivi, delle presenze, soprattutto della permanenza media, che veramente sono
assai importante per testimoniare un fatto, che è quella che stiamo sviluppando un vero turismo fatto veramente di un comparto fra albergatori, ristoratori, guide turistiche, tassisti, che abbiamo un solo obiettivo in comune, quello di accrescere sempre di più queste presenze e soprattutto la permanenza media, perché è quella che la permanenza media che determina il benessere e la spesa dei turisti all'interno della città. Quindi è di questo che vorrei soprattutto soffermarmi. Sfuma la candidatura del Val di Noto a Città della Cultura Italiana per il 2020. Vediamo perché. Il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo ha annunciato le 10 città che si contenderanno il titolo di Capitale Italiana della Cultura 2020. Delle 31 città in lizza, ecco le top 10. Agrigento, Bitonto, Casale Monferrato, Macerata, Merano, Nuoro, Parma, Piacenza, Reggio Emilio e Treviso. Dunque Noto, capofila degli 8 comuni che si presentavano con le immense ricchezze culturali e paesaggistiche, non sono riusciti a conquistare la possibilità di giocarsela fino alla fine con il colloquio a Roma. Delusione per il risultato, ma consapevolezza nella bontà dell'idea di percorrere insieme la strada della promozione e valorizzazione del Val di Noto. Stamane il sindaco di Noto Corrado Bonfanti ha affidato un post su Facebook il suo commento, tra cui si legge: «Io penso che non sia stata bocciata una semplice candidatura quando si concorre in tanti da mettere in conto, io penso sia stata bocciata, e questo è più grave, un'idea rivoluzionaria. Non molliamo e procediamo con gli obiettivi che ci siamo prefissi nella costruzione del dossier che oggi diventa strumento operativo da affinare e adottare con sempre maggiore convinzione». Bentornati, seconda parte del nostro telegiornale. La cronaca: ancora violenza tra le pareti domestiche. A Siracusa, allontanato un uomo dall'abitazione dell'ex convivente, e poi a Pachino ancora un altro che invece con le minacce pretendeva del denaro dai genitori. Ancora violenza tra le mura domestiche. I poliziotti della squadra mobile Siracusa hanno notificato l'ordinanza con la quale il GIP del Tribunale ha disposto la misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare, del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati alle parti offese nei confronti di un uomo di 46 anni siracusano, indiziato dei reati di maltrattamento in famiglia, lesioni personali e minacce aggravate. Il provvedimento segue la denuncia sporta in questura da una donna e dal figlio nei confronti dell'ex convivente a seguito delle ripetute aggressioni e violenze subite nel corso del rapporto di convivenza. In occasione dell'ultima aggressione, l'indagato avrebbe gravemente minacciato entrambi, avvertendoli che presto sarebbe tornato per cacciarli via di casa. Da Siracusa a Pachino il motivo non cambia. I poliziotti del commissariato hanno arrestato un uomo di 30 anni con l'accusa di estorsione e maltrattamento continuati negli anni nei confronti dei genitori. Violenza, aggressione e continue richieste di denaro erano iniziate infatti già nel lontano 2006, ma solo nel mese di dicembre i genitori, ormai esausti, hanno deciso di denunciare per la prima volta il figlio. Protagonista di questa vicenda è un disoccupato con problemi di tossicodipendenza, il quale alle prime giuci dell'alba pretendeva denaro. Genitori che durante la notte erano stati costretti a chiudersi a chiave in casa, camera da letto per paura di essere aggrediti nel sonno, non ci hanno ceduto all'ennesima richiesta estorsiva e pochi minuti dopo, tra urli, insulti e minacce di morte, il giovane esigeva ancora un accordo familiare, ovvero avrebbe chiesto di essere mantenuto quotidianamente con l'acquisto di sigarette, caffè al bar e anche lo stupefacente. Il padre del ragazzo, esasperato, si è recato negli uffici del commissariato per chiedere aiuto. Nel frattempo il figlio ha minacciato di morte sia la madre e al rientro il padre. In questo frangente sono sopraggiunti i poliziotti che lo hanno bloccato dopo aver afferrato il padre. Si profila un'altra candidatura alla poltrona di sindaco di Priolo, e quella di Giovanni Parisi. Dopo quella dell'ex parlamentare Pippo Gianni, si profila un'altra candidatura eccellente alla carica di sindaco della città di Priolo. Infatti ha rotto gli indugi l'attuale presidente del Consiglio Comunale Giovanni Parisi, che ha deciso di spendersi per la città in cui risiede sin dalla tenera età. 64 anni, funzionario del comune di Siracusa, Parisi ha una lunga militanza politica. Negli ultimi 10 anni è stato anche assessore e vice sindaco nella giunta guidata da Antonello Rizza. Che vorrei ancora per qualche anno occuparmi del mio paese, che amo. Dico mio paese pur non essendo nato a Priolo, io sono
nato a San Michele di Ganzaria in provincia di Catania, all'età di 13 anni, mio padre era maresciallo dei carabinieri, sono arrivato a Priolo e poi non l'ho più abbandonato, nonostante il territorio avesse una sua configurazione molto particolare. Da quel momento Calzoncini, politica, la politica ha fatto parte della mia vita. Ora, negli ultimi 10 anni, sono stato per 5 anni vice sindaco, negli anni successivi ho rivestito il ruolo di consigliere e oggi sono presidente del Consiglio Comunale. Non posso rinnegare questi anni, non li voglio rinnegare, non posso consentire che chi che sia parli di rifondare questo paese. Noi non stiamo lasciando un paese distrutto, non è così. Io sono pronto a confrontarmi con chiunque, certo, molte cose, alcune cose potevano essere fatte ancora, ancora meglio e c'è tempo per farle. Io sono pronto ad arrivare alla candidatura anche attraverso le primarie e per questo chiedo di riuscire a realizzare un'aggregazione di più forze, perché il sindaco che dovrà governare questo paese dovrà essere un sindaco forte, con esperienza. Io ho un mio carattere, ogni tanto mi arrabbio, ma se volete sono questo. L'ospedale è un sopralluogo dei deputati del Movimento 5 Stelle nell'area di Santa Panagia. È stato effettuato un sopralluogo da parte dei deputati del Movimento 5 Stelle Gianluca Rizzo, Maria Marzana, Giorgio Pasqua e Stefano Zito, incontrata a Santa Panagia a Siracusa per verificare la possibilità da parte della Marina di cedere una parte dell'area per la costruzione del nuovo ospedale di Siracusa. Il sito di Santa Panagia, spiegano i deputati del Movimento 5 Stelle, sarebbe il luogo ottimale per la costruzione del nuovo ospedale. Speriamo che la Marina, la Spot, il Comune e la Sovrintendenza riescano a fare sintesi per un accordo concreto per il bene comune, dicono in una nota. L'area che abbiamo ipotizzato potrebbe a nostro avviso essere più adatta ad un ospedale che ha i nuovi apparati radiotrasmittenti, le cui antenne si troverebbero all'interno di un quartiere, quindi circondate da abitazioni. Ci preme confermare la nostra volontà di garantire l'efficienza della Marina Militare Italiana, sottolinea il deputato nazionale Gianluca Rizzo, ma allo stesso tempo dobbiamo garantire la salute pubblica. Lo Stato Maggiore della Marina saprà ottimizzare le proprie risorse, dando seguito alla necessità di restare aggiornato con gli strumenti tecnico-operativi, ma nel contempo si relazionerà con le esigenze impellenti della popolazione siracusana. La scelta di quell'area tra Santa Panagia e la Mazzarrona, spiega ancora l'onorevole Zito, non è assolutamente casuale perché oltre ad un risparmio di 14,8 milioni di euro, si avrebbe anche la riqualificazione di un nodo che tocca due quartieri popolari difficili. Bene, con questo è tutto, il telegiornale si conclude e vi auguriamo un buon proseguimento di programma.